город каменный по-прежнему пьет и ждет новостей. Закат опять окрасил улицу. Maledetta lattina! Cercata. Compagno maggiore, in base ai dati sul livello di allerta del nemico, sei fregato. Prendi questo!
passaggio dei dati. Aumentando il raggio dei sensori. Hai fatto scattare i loro sensori, Maggiore.
fine grave? Licenziato! Fanculo a te e al cavallo su cui sei arrivato, Bestzov! Hai tracciato onde radio dallo spazio per 3 anni aspettandoti gli alieni! Era uno stramaledetto forno a microonde! Spero che un meteorite ti uccida, brutto stronzo! Ne ho abbastanza di te! Thank you.
stupida classificazione. Spero che chiunque l'abbia inventata sia fortunata tanto quanto me. Sì, anch'io. Di cosa stai parlando? Sto parlando della classificazione sociale, Nicef. Tu non te ne sei mai dovuto preoccupare perché appartieni a una categoria speciale. Ma noi, la gente comune, ne siamo piuttosto dipendenti. Specialmente se vogliamo ricevere qualsiasi cosa che non sia un semplice pensiero. I modelli più avanzati sono disponibili in colori come Stella Rossa del Cremlino. Scusa, ci conosciamo? Sì, certo che sì. Ero nelle risorse umane. Conosco tutti e posso dirti la loro classificazione sociale. La mia era quasi quella più in alto. E quindi rimanevo a fare gli straordinari, perché mi sarebbe bastato lavorare solamente altre 8 ore in più per salire in classifica. Sarebbe andato tutto bene se un bastardo su 5 non avesse cominciato a provare ad alzare la propria classificazione prima del trattamento polimerico, provocando una svalutazione sociale. Sei davvero morta per un gingillo luccicante. Cosa sei? Una gazzaladra? Ascolta, mi prendi in giro? Vattene e basta! Sono solo una statistica adesso, comunque, evidentemente. Petrov è da qualche parte nei dintorni, compagno maggiore. Abbassa il volume.
Vedo ogni tuo passo, bastardo! Non mi fermerai mai! So che è lecito al Cove, non è lecito al Cove! Avvicinati! Guarda un po' chi abbiamo qui. L'hai ucciso! Basta, Victor! Sono morti in troppi! L'ho solo tramortito. È svenuto, ok? Essere o non essere, questo è il dilemma. Se sia più nobile nella mente soffrire colpi di fionda e dardi d'atroce fortuna, o prendere armi contro un mare d'affanni e opponendosi por loro fine. No, no, è sbagliato, non sono d'accordo. Scusa, Larissa, ma non riesco proprio a capire. Lui ha rovinato tutto, e tu? Tu? Sono un dottore, e sono già morte fin troppe persone oggi. Persone? Lui è un animale! Un cane rabbioso! Salterebbe alla gola di chiunque se glielo ordinasse Sedgenov. Victor è legato. Gli programmo una cura e ce ne andiamo. Dove? Nessuno verrà a salvarci, lo sai. E questo pazzo ci ha rovinato il piano di fuga. Lo so, lo so. Ci inventeremo qualche cosa. Io non credo. Lasciatemi andare e prometto che sarà veloce. È indolore. Ma guarda, sentilo. Si è appena svegliato e ci sta già minacciando. Sì, esatto, vi sto minacciando. Quante persone hanno fatto fuori i vostri robot senza nessun avvertimento? 2000?
O forse 3.000. Non è colpa di Victor. È stato un malfunzionamento. Malfunzionamento? E allora perché il tuo ragazzo non ha neanche un graffio, eh? Ma di che stai parlando? Non è ovvio. Il Vavilov, il VDNH, i robot stanno attaccando tutti tranne voi due. Com'è possibile se non li controllate? Eh? Victor? Avevi detto che tu non c'entravi in niente. E tu gli hai creduto? Quante altre stronzate ti avrà detto? Victor? Non avevo altra scelta. Un malfunzionamento non sarebbe bastato. Come hai potuto? Eh? Come ho potuto? Ma se l'hai detto proprio tu che il mondo poteva finire. Non mi toccare! Non le avevi detto proprio niente. Grave errore. Ehi, ma che fai? Calma, calma. Larissa, aspetta! Larissa! Ora niente ti salverà, stronzo. Pitrea Celomei. Petrov è fuggito. Di nuovo. Sembra che ti piaccia dargli la caccia, Nichev. Petrov non deve interferire con il lancio del Collective. Trova quel criminale. Adesso. Hai scatenato l'ira del mago, compagno maggiore. Cazzo, non mi dire! Non starmi addosso, ok? Dwójka, sześć, czwarta, trójka, siedem.